Salve, sono Andrea Porcheddu, drammaturg del Teatro Nazionale di Genova. Siamo qui per raccontare, per spiegare in qualche modo, per affrontare gli spettacoli che sono nel cartellone, nello straordinario cartellone 2022 del Teatro Nazionale. Spettacoli diversi che vanno dai classici ai contemporanei, ma che rappresentano varie culture teatrali, varie storie teatrali che vogliamo appunto presentare qui oggi con voi. Il nodo, testo di John Adams. Perché mi interessa andare a vedere questo spettacolo? Allora, naturalmente il teatro da sempre ha avuto a che fare o con i grandi miti, no? Come gli Atridi, ha avuto a che fare con i grandi eroi, no? Ma a volte ha saputo raccontare anche le vicende minimali, quotidiane, semplici, che però aprono a dei grandi abissi, a dei grandi drammi. E questo è il caso di Il Nodo, John Adams, un'autrice americana molto famosa negli Stati Uniti. Ha scritto questo testo nel 2012, prima, come sempre funziona negli USA, prima fanno delle tappe, delle date in provincia e poi arriva il grande successo di Broadway o delle grandi città. È una storia molto semplice, ora di ricevimento a scuola, una maestra, una docente incontra una genitrice, una madre, e dal dialogo tra queste due donne cominciamo a capire che c'è qualcosa che non va, è successo un fatto misterioso. Il figlio, allievo della maestra, è tornato a casa pieno di lividi, è bullismo, c'è stata una rissa, era lui che ha iniziato a dar fastidio a qualcun altro. È stato abusato? Non sappiamo, lo scopriremo pian piano nel dialogo tra queste due figure di donne. È una scrittura incalzante che quasi quasi può far pensare a un noir, quasi quasi può far pensare a un giallo, no? Qualcosa, a un racconto che ci appassiona e ci prende in attesa dello sviluppo, della verità finale. Lo spettacolo arriva in scena con la regia di una grande regista italiana, affermatissima, che è Serena Sinigallia, che abbiamo avuto il piacere di ospitare anche recentemente qui a Genova, e che dirige due attrici diversissime appunto per percorso artistico, Ambra Angiolini e Arianna Scommegna. Ambra Angiolini la ricordiamo tutti, no? Per le sue presenze televisive, ma si rivela anno dopo anno una grande interprete che ha portato sulla scena la sua maschera da attrice. E accanto a lei Arianna Scommegna, attrice di scuola, attrice di grande livello, di grande editore. Nel dialogo tra queste due donne noi scopriamo anche un'umanità, scopriamo una verità che John Adams come autrice ha saputo raccontare molto bene, con grande attenzione. Allora, questo ci piace del teatro contemporaneo, che a volte, anche senza toccare le grandi narrazioni, anche senza toccare i grandi miti, nel minimale, nel quotidiano, nella semplicità, riesce a svelarci aspetti di noi che magari non conoscevamo, che magari tendevamo a nascondere. Lo fa benissimo Shakespeare, naturalmente, lo fanno benissimo i grandi classici greci. Ma a volte, anzi direi spesso, anche la drammaturgia contemporanea riesce a raccontare il nostro tempo, il nostro presente, le nostre paure, le nostre contraddizioni in modo sublime. Quindi appuntamento con Il Nodo, questo nodo da sciogliere, al Teatro Gustavo Modena dal 9 al 13 di febbraio.